Allora, adesso passiamo la parola ad Armido Marana, che in sti giorni è particolarmente contento, insomma, perché ha vinto un bel contrattino, no? Allora, gli passo la parola. Ribadisco che il tema di fondo è se siete disponibili a partecipare all'avventura, però credo sia utile anche esporre la propria esperienza. Prego. Buonasera a tutti. Beh, ringrazio il sindaco delle sue parole. Io rappresento le associazioni industriali sul territorio, per cui la risposta alla domanda è sì, la disponibilità c'è. C'è e non c'è solo da oggi. Come diceva Ruaro, c'è da qualche anno, noi siamo abituati a fare rete. Abbiamo capito da qualche lustro che le aziende non possono più chiudersi in casa. Chi lavora con questa mentalità non vedrà un futuro molto lungo. Nelle nostre riunioni e nei momenti associativi questo discorso emerge spesso. Oggi fare rete e fare network all'interno tra le aziende è una necessità che abbiamo. Vi esporrò dopo brevemente la mia esperienza, che è abbastanza significativa visto il tema odierno. Rimanere sul territorio, le aziende locali sono abituate già da tempo, perché o col sistema delle subforniture o col sistema delle condivisione di risorse tecniche e produttive già collabora molto. Io quando esco da Vicenza e vado in giro per l'Europa, da Schio scusate, vado in giro per l'Europa, vado in giro per l'Italia, dico: ma noi siamo fortunati, perché piantando un compasso a Schio nel raggio di 15 km troviamo tutto quello che ci serve. E questa è una ricchezza incredibile, perché abbiamo le capacità tecniche, le risorse umane, un tessuto sociale che risponde e senz'altro è alla base del successo che le nostre aziende in questo momento critico stanno vivendo. Io dico sempre non sono indigeno, no? Nel senso che da molti anni lavoro qui a Sant'Orso, ma sono di Vicenza. E io noto che la vera mentalità industriale, che non me le vogliano i nostri amici di Vicenza, ma è qui nell'Alto Vicentino. Qui c'è una grandissima differenza, cioè qui c'è l'imprenditore che crea e vede l'azienda che sopravvive a se stesso, cosa che non è così comune, non si trova già a 20 km da qua. Infatti qui Rossi e Marzotto sono quelli che hanno dato inizio all'attività industriale italiana. Cioè, non è a caso che ci sia questa mentalità, per cui secondo me nel momento in cui la pubblica amministrazione dovesse chiedere a noi delle associazioni imprenditoriali la collaborazione a fare rete, mi sento di dire sì, siamo disponibili. Si tratta di capire come, magari togliendo piccole storture. Io ho la fabbrica a Sant'Orso, a 200 metri dalla zona industriale di Schio. In una situazione in cui sono costretto a fare network con tutto il mondo, io per colloquiare con l'esterno ho dovuto mettere una parabola sul tetto, perché da me la DSL non arriva, mentre arriva 200 metri più in là. Cioè, nel 2010 questa cosa grida vendetta. Cioè, è assurdo, è da paesi del terzo mondo, insomma. Cioè, qual è la situazione che ha impedito di tirare 200 metri di cavo in più? Perché siamo in un altro comune? Beh, questa è la risposta. Ecco, sono queste cose banali che non costano nulla, ma che mettono in crisi le aziende quando devono competere a livello internazionale e hanno bisogno di avere quel minimo di strumenti che gli permette di restare nella competizione internazionale. Pensate ai soldi e al tempo che abbiamo speso e perso noi per riuscire ad essere interfacciati a livello decente. Ma guardate che la DSL noi ce l'abbiamo da 4 anni che funziona decorosamente, ma quando c'è il temporale dobbiamo affidarci alle linee telefoniche. Queste sono cose che dico questo esempio per dirne altre. Sono 4-5 anni che io sento dire che le aree industriali devono essere progettate a livello intercomunale. Non è più possibile, e capisco anche le ragioni dei comuni, l'IMU, le tasse, tutte queste ICI si chiamava prima, il bisogno di... Ma se ogni comune fa nella propria periferia, mette i 4 capannoncini e poi questa area non ha i servizi che servono,
Beh, basta vedere la differenza, un'area industriale come quella di Schio, io dico sempre la nostra è la più estesa d'Europa e non è una bugia. Io la giro e nonostante all'estero abbiano capacità decisamente e dimensioni più grandi, ma la nostra è veramente un'area industriale molto molto grande. Si tratta di fare un qualche passo in più per coordinare le attività. Dico anche un'altra cosa, molte volte noi pecchiamo del fatto che ci piace pensare che ciò che arriva da fuori è meglio e tendiamo a non valorizzare ciò che c'è all'interno. Io qui, e qui mi introduco anche a livello personale alla nostra esperienza, noi abbiamo realizzato una serie di prodotti che sono perfettamente conformi alle regole europee, alle norme che l'Europa ha dato su come devono essere fatti certi prodotti. I nostri prodotti sono stati venduti prevalentemente alla pubblica amministrazione all'inizio. Ebbene, io mi sono trovato in Italia, non nelle aree nostre che anzi hanno gradito molto, ad avere certe pubbliche amministrazioni, il cui obbligo dovrebbe essere far rispettare le norme, che in realtà per il vil denaro o per altre situazioni di opportunismo hanno scelto situazioni alternative che non erano conformi a queste norme. L'episodio a cui si riferiva il sindaco è il fatto che noi ci siamo aggiudicati la fornitura delle stoviglie, delle posate alle Olimpiadi di Londra. È stata una bella cosa, è stato l'obiettivo, è stato il frutto di un network di aziende, un network nel quale siamo inseriti a livello nazionale e non solo. Ebbene, la scelta sui nostri prodotti è stata oggettiva della cosa che ci fa maggior piacere, perché hanno analizzato un gruppo internazionale su fatti oggettivi la corrispondenza o meno di questi prodotti alle norme europee che in questo momento regolamentano la gestione dei rifiuti. Punto. Cioè non c'erano amici della cognata, del fratello, del cugino, dello zio, che è il criterio che troppo spesso in Italia viene adottato per fare delle scelte. E questo purtroppo crea delle difficoltà, crea quella concorrenza sleale che vanifica gli sforzi degli imprenditori che fanno ricerca e sviluppo. Ecco, questa è la nostra piccola esperienza. Per quanto riguarda il discorso di rete, oggi si parla di green, di ambiente. Per chi è del posto, la nostra è fabbrica Pinze Schio, da più di 100 anni come azienda. Negli ultimi 10 ha abbandonato, non ha abbandonato perché produciamo ancora le nostre mollette, ma oggi rappresentano un terzo del nostro fatturato, in quanto abbiamo proiettato l'azienda proprio nel settore della sostenibilità ambientale, parallelamente alla responsabilità sociale d'impresa. Io penso che il mondo sia finito, cioè non nel senso che termina, nel senso che ha dei limiti, per cui il dogma che ancora oggi abbiamo, che dobbiamo assolutamente crescere altrimenti non vedremo futuro, secondo me, ma io potrò anche sbagliare, adesso parlo come individuo personale, io credo che questo sia un concetto che non può portarci troppo avanti. Dobbiamo imparare a far vivere noi e le nostre aziende, le nostre attività all'interno di confini che sono finiti, che sono ben definiti. Ecco che allora dobbiamo rivalutare tutte le nostre risorse, il nostro territorio. Vi anticipo una cosa su cui noi stiamo lavorando, è un progetto molto ambizioso, così parliamo anche del territorio e delle risorse che il territorio può darci. Probabilmente il rappresentante del Coldiretti saprà che fra un paio d'anni verranno meno i contributi europei all'agricoltura, perché si sa da più di 10 che questi contributi saranno destinati ai paesi ultimi entrati alla Comunità Europea, per cui avremo un problema di alcune filiere produttive agricole, e parlo a livello nazionale evidentemente quando parlo di questo, che verranno meno certi sostegni. Allora, ci sono dei progetti a livello europeo che si chiamano sotto il cappello della Eco Innovation, a cui noi stiamo partecipando con una rete di imprese, di università e anche internazionali, perché devono essere di ampio respiro, di rivalutare le risorse agricole. Voi pensate che noi per completare l'assortimento dei nostri prodotti, noi oggi importiamo, in quanto unico luogo al mondo dove si producono, una marea incredibile di piatti in polpa di cellulosa che vengono fatti con lo scarto della prima lavorazione della canna da zucchero. Li importiamo da lì perché quello è l'unico luogo dove li fanno, e lo fanno da 5.000 anni in Cina, perché la carta l'hanno inventata lì.
noi abbiamo, e proprio lo dico che noi siamo a Schio, perché una delle prime cartiere è stata fondata proprio dal signor Rossi, che oggi ci ospita, no? La cartiera Rossi, che poi sta vivendo i momenti degli ultimi anni non sono certo facili. Ed io mi sono proprio interfacciato con loro perché dico, ma perché non possiamo produrlo noi la materia prima qua e rivalutare questa filiera produttiva che sarebbe interessantissima e darebbe la possibilità di realizzare noi e consumare un prodotto nel nostro interno senza bisogno di importarlo dall'esterno. E beh, la risposta che ho avuto, io non lo sapevo, è che in Italia e in tutti i paesi occidentali non esiste più questa trasformazione della carta. Tutte le cartiere che oggi noi conosciamo in realtà lavorano o carta riciclata oppure le importano dai paesi del nord Europa dove si sono affinati. Ecco, noi abbiamo perso delle caratteristiche produttive che dobbiamo, secondo me, riconquistare. Questa sarebbe una bella occasione per fare rete. Vorrebbe dire rivalutare circa 3-4 milioni di paglie che attualmente viene buttata via. Vorrebbe dire dare un valore a un prodotto che attualmente non viene considerato. Si tratta però di investire parecchi quattrini, ci sono dei fondi europei, su questo stiamo lavorando e speriamo di arrivare alla fine. Grazie. Grazie.